Possiamo? Non esiste in realtà una cosa chiamata arte. Esistono solo gli artisti, uomini che un tempo, con terra colorata, tracciavano alla meglio le forme del bisonte sulla parete di una caverna e oggi comprano i colori e disegnano gli affissi pubblicitari per le stazioni della metropolitana. E nel corso dei secoli fecero parecchie altre cose. Non c'è alcun male a definire arte tutte queste attività, purché si tenga presente che questa parola può significare cose assai diverse a seconda del tempo e del luogo, e ci si renda conto che non esiste l'arte con la maiuscola, che è oggi diventata una specie di spauracchio o di feticcio. Buonasera e benvenuti. Come abbiamo sentito, il professor Gombrich, uno dei più eminenti storici dell'arte, aveva una concezione dell'arte in termini non assoluti. In effetti, dare una definizione precisa, sintetica ed esaustiva di cosa sia arte non sembra possibile. Oggi noi, qui, insieme, parleremo di arte, in particolare di arte di fragranze di nicchia, della possibilità che il loro connubio possa dare vita ad altro, certamente a qualcosa di diverso dalla loro somma, forse ad un nuovo modo di fare branding o forse a molto di più. L'arte è semplicemente potente, offre incredibili possibilità per aprirsi verso nuovi punti di vista, nuove prospettive e ci connette emotivamente al mondo. Sono piuttosto recenti, nel branding di case di moda, di aziende di design, alcune iniziative strettamente legate al mondo dell'arte. Per citarne una, la Maison Louis Vuitton ha ospitato una grande mostra presso la propria fondazione a Parigi di dipinti 130 provenienti dal Museo Hermitage e dal Museo Statale Pushkin per rendere omaggio a Sergei Shukin, un industriale russo vissuto a cavallo fra l'8 e il 900 che si innamorò dell'impressionismo. Acquistò molti dipinti, il primo lo acquistò fu Monet nel 1897, fece la fortuna di questi artisti di cui divenne amico e dal 1907 decise di aprire ogni domenica la propria casa ai moscoviti affinché facessero conoscenza e godessero delle avanguardie francesi. Poi la storia fece il suo corso. Nel 1917 gli vennero confiscati i beni e i quadri ed egli emigrò in Francia. E questo evento è certamente un modo per rendere omaggio ad un uomo che aveva intuito quanto l'arte possa donare piacere estetico, generare bellezza, raffinare la sensibilità e risvegliare le coscienze. E per noi, che amiamo fragranze ispirate e belle, con una storia da raccontare ed emozioni, forse ricordi, quando ne facciamo esperienza, non è forse un profondo piacere estetico quello che proviamo? Il connubio branding e arte, per tutti noi che lo stiamo osservando, non sembra essere una tendenza del momento, ma un vero e proprio cambiamento di paradigma. E la mia tesi di oggi, qui con voi, è proprio questa. Un nuovo modo di concepire il branding delle fragranze di nicchia. Un branding che vada oltre se stesso, nel connubio che esso può trovare con l'arte in tutte le sue espressioni. D'altronde, cosa possono avere in comune un'opera d'arte e una fragranza di nicchia? Direi molto. La forma, il contenuto e l'espressione. La forma è la parte visibile e tattile di un'opera. Il contenuto è il tema che l'opera affronta. L'espressione è ciò che un'opera comunica. Se una fragranza è ispirata, ha uno o più temi centrali, storie e quindi emozioni da comunicare ed anche una certa fisicità. Il liquido, per quanto evanescente, può avere differenti sfumature di colore e rappresenta un mezzo attraverso il quale noi sentiamo quella fragranza come più o meno affine a noi. Ci può piacere, ci può non piacere, può rievocare ricordi gioiosi o malinconici o anche nessun ricordo.
La confezione, ovvero il packaging, racchiude, protegge il flacone e il suo prezioso liquido e può già raccontare molto della fragranza. Per non parlare del flacone o la bottiglia, la cui forma, colore, il materiale usato può rendere una fragranza iconica. Spesso il flacone o la bottiglia è già di per sé un'opera d'arte, più simile ad una scultura, quindi visiva e tattile. Ed è a questo proposito che vorrei citare il maestro Pierre Dinan, che noi conosciamo tutti noi, che ci ha fatto dono di flaconi iconici per fragranze iconiche che hanno attraversato i decenni e mi sento di aggiungere i nostri ricordi. Personalmente mi crea una profonda emozione anche ricordare visivamente i flaconi di alcune fragranze disegnate da lui, presenti ad esempio nella casa della mia infanzia, e poi altri flaconi che mi hanno accompagnato per circa un ventennio da ragazza. Perché un oggetto bello e amato, che si offre al nostro sguardo per molto tempo, appartiene alla nostra storia. Se poi questo oggetto contiene una fragranza che amiamo e che abbiamo scelto, allora il coinvolgimento emotivo che abbiamo con esso è profondo. E noi siamo grati a Monsieur Dinan per la bellezza e le emozioni che ci ha donato e che ci dona. Ma ciò che vorrei soprattutto ricordare e sottolineare è che il maestro Dinan arriva nel mondo dell'arte. Ha studiato arte e si vede, e quanto si vede. Le immagini dei suoi flaconi non hanno bisogno di commenti, sono dei capolavori. L'arte è spesso ispirante e lo stesso Monsieur Dinan ha dichiarato di essersi ispirato alla rotonda del Palladio per disegnare il flacone di Armani, una fragranza del 1981. Ancora a proposito di cosa sia arte, Caspar David Friedrich, pittore romantico tedesco, uno dei più importanti rappresentanti del paesaggio simbolico, ecco qui è un autoritratto, affermò: l'unica vera sorgente dell'arte è il nostro cuore, il linguaggio di un animo infallibilmente puro. Un'opera che non sia sgorgata da questa sorgente può essere soltanto artificio. Ogni autentica opera d'arte viene concepita in un'ora santa e partorita in un'ora felice, spesso senza che lo stesso artista ne sia consapevole, per l'impulso interiore del cuore. Ascoltando questa citazione, mi viene spontaneo pensare all'atto della creazione di una fragranza artistica, una creazione che sia libera da altre logiche. Il momento dell'ispirazione, immagini mentali che scorrono e divengono trama di una storia che fa da volano per la creazione vera e propria, la tensione di realizzare nel senso di concretizzare un'idea in qualcosa che sia fruibile. Un'essenza è certamente impalpabile ed evanescente, ad esempio evapora, a differenza di un dipinto che è e rimane visibile e tangibile. Ma la fruizione di un'opera d'arte può differire, è normale che differisca in quanto coinvolge sensi differenti. Il gesto di profumarsi è un gesto certamente antico, tuttavia non è più utile nella società attuale. Nel XVIII secolo, soprattutto le classi sociali più alte, solevano profumarsi per sopperire in qualche modo a condizioni igieniche inadeguate. Ma nel tempo il gesto di profumarsi ha assunto un significato individuante, mi permetto di dire nel senso junghiano del termine, ed esso consiste nell'avvicinamento dell'io con il sé, in una crescente integrazione e unificazione dei complessi che formano la personalità. L'avvicinamento avviene tramite l'attribuzione di significato ai simboli e la loro interpretazione che l'individuo incontra durante tutta la sua vita. Il simbolo lo si può trovare nel mondo interno e nel mondo esterno. D'altronde il senso dell'olfatto si presta molto bene a questo delicato processo perché è il più antico ed emotivo dei nostri sensi. Esso è direttamente collegato al nostro cervello limbico, che è il cervello primordiale, più antico appunto. E per quanto, a differenza del gusto, non venga educato, vi è un apprendimento olfattivo che è inconscio,
ed altrettanto inconsciamente abbiamo preferenze verso alcuni odori piuttosto che per altri. Ecco perché la scelta di una fragranza è solo apparentemente istintiva. Essa ci piace o non ci piace, o comunque la indosseremo o no. Una fragranza rimanda sempre a qualcos'altro. Inoltre, nel percorso di vita di ciascuno, le preferenze olfattive in fatto di fragranze cambiano. E questo è un dato che ognuno di noi può verificare. Quando c'è una prevalenza di emozioni di un certo tipo, potremmo preferire una fragranza che non indosseremmo mai, con emozioni di opposta natura. Per esempio, in un periodo di tristezza, tendiamo ad indossare delle fragranze che dismettiamo letteralmente in un periodo di stabilità emotiva e di serenità. In ogni caso, non possiamo dimenticare il piacere estetico che ci può donare una fragranza. Esso è più intenso quando vi è una ricerca di esso, quando la scelta non è superficiale, ma densa di pensiero e costellata di emozioni. Una creazione artistica è di per sé un'esperienza e peraltro un'esperienza multisensoriale. A proposito di creazione, vorrei soffermarmi per un attimo o poco più su un'opera pittorica conosciuta di Michelangelo, La creazione di Adamo, che appare sulla volta della Cappella Sistina a Roma. Questo è uno dei fotogrammi che usualmente è più conosciuto, ma possiamo osservare con attenzione il gruppo di angeli che attorno alla figura di Dio e forma una sagoma incredibilmente simile all'immagine di una sezione sagittale del cervello. Ma perché un cervello, raffigurare un cervello per parlare di creazione? Questo è uno studio di un neurologo, il dottor Franklin Mesberger, del St. John's Medical Center in Indiana, che ha pubblicato peraltro un articolo su una rivista prestigiosa, il Journal of American Medical Association, in cui ha descritto in modo dettagliato le incredibili corrispondenze che esistono fra l'anatomia di un cervello umano e l'immagine creata da Michelangelo. Riusciamo ad esempio a vedere il braccio sinistro di Dio che va esattamente a delimitare quello che è il giro del cingolo, che è una struttura che appartiene a quel cervello limbico, quello antico di cui si parlava prima. Possiamo notare il chiasma ottico, la ghiandola pituitaria, l'arteria vertebrale e il midollo spinale. E c'è una precisione che è incredibile, quasi millimetrica. Se tutto questo non è una mera coincidenza, allora la scelta dell'artista di raffigurare Dio e gli angeli in questo modo va spiegato e compreso alla luce delle conoscenze scientifiche e filosofiche di Michelangelo. Con la nascita dell'umanesimo, che poi sfociò nel Rinascimento, la scienza si sganciò dalle credenze medievali per avviarsi verso l'osservazione diretta della natura e dei fenomeni. E con l'autorizzazione di Papa Sisto IV, da cui prende il nome la Cappella Sistina, negli istituti universitari si iniziarono ad eseguire dissezioni di cadaveri. Vennero ripresi e approfonditi gli studi anatomici di Galeno, il quale, compatibilmente con le idee filosofiche e i mezzi esigui del tempo, aveva compreso l'importanza del cervello. E dopo il trecentesco Mondino da Luzzi, il più autorevole in studi di anatomia umana fu Leonardo da Vinci. Infatti, quando era a Roma, al servizio di Cesare Borgia, dissezionava clandestinamente cadaveri nella camera mortuaria e studiò approfonditamente il cervello. Nel XVI secolo, gli artisti erano spinti dal desiderio di conoscere approfonditamente tutte le parti del corpo umano e si crearono stretti sodalizi con gli anatomisti più insigni. Leonardo da Vinci, ad esempio, lavorò insieme a Marcantonio della Ruta. Michelangelo ebbe rapporti strettissimi di amicizia e di lavoro con Realdo Colombo, professore di anatomia all'Università di Padova, ed eseguì spesso dissezioni di cadaveri sia a Firenze e sia a Roma, come attesta il suo contemporaneo e biografo Giorgio Vasari.
A quel tempo i contatti tra gli intellettuali erano strettissimi, e non soltanto tra gli anatomisti e gli artisti desiderosi di perfezionare la propria pittura, ma fra studiosi di varie discipline. Infatti, è tipico del Rinascimento l'eclettismo. Avveniva spesso che un medico anatomista fosse anche un teologo, astronomo e artista. Michelangelo, come a maggior ragione Leonardo, non riuscì a passare alla storia anche come attento studioso di anatomia perché il suo progetto di realizzare un'opera su tale argomento fallì a causa della morte dell'amico medico Realdo Colombo. Non vi sono però dubbi sull'enorme interesse che aveva per questa disciplina, e non soltanto per perfezionare la propria arte, ma per vero spirito di ricerca e di indagine scientifica. Tant'è che continuò a praticare dissezioni anatomiche fino alla fine della sua vita, in tarda età. Le sue esperienze di dissezione e i suoi contatti con i luminari della medicina d'allora fanno pensare che egli sia stato partecipe delle nuove teorie che vanno anche inquadrate all'interno di un processo di trasformazione del modo di vedere le cose. Una trasformazione che era anche il frutto di un innovato pensiero filosofico, un pensiero nuovo, ma con radici antiche che trasportavano l'infa vitale da filosofie e religioni del passato. Centro principale di sviluppo e fulcro di diffusione di queste nuove dottrine fu Firenze. E qui l'artista le avrebbe assimilate durante gli anni della formazione, alloggiando presso il suo mecenate Lorenzo il Magnifico, che, come afferma il Vasari, ebbe un atteggiamento paterno nei confronti del giovane Michelangelo. Ebbe quindi sicuramente stretti contatti con intellettuali quali Pico della Mirandola e Marsilio Ficino, che come lui frequentavano il giardino di San Marco, punto d'incontro messo a disposizione da Lorenzo per i grandi personaggi della cultura di allora. È questo il periodo in cui sorse l'Accademia Platonica. La filosofia sviluppata alla corte di Lorenzo il Magnifico aveva radici antiche. Platone e i suoi epigoni, la cabbala ebraica, la magia caldea e il Rinascimento. Da questi fondamentali, gli uomini del Rinascimento fiorentino svilupparono nuove concezioni, in cui il mondo assume un aspetto dinamico dove l'uomo non è altro che un gradino intermedio tra l'essere e Dio. L'uomo non è più visto come qualcosa di casuale o fortuito, ma al contrario, funzione di una causa e finalizzato al raggiungimento dell'unità con il resto delle cose attraverso l'intelletto, ultimo gradino prima della divinità. L'intelletto, nella visione degli appartenenti all'Accademia Platonica, era simbolicamente rappresentato dagli angeli, come nella sua opera fondamentale Teologia Platonica scriveva Marsilio Ficino. Dunque, perché un cervello? Michelangelo conosceva le argomentazioni neoplatoniche sull'intelletto e sapeva che gli anatomisti suoi contemporanei, con cui era in stretto contatto, ponevano la sede dell'intelletto nei ventricoli del cervello. Pertanto non possiamo escludere che Michelangelo, conoscendo l'anatomia e la funzione del cervello come sede dell'intelletto, abbia modellato Dio e gli angeli volutamente, con un atto di volontà, in tal modo. In ogni caso, la creazione, quella autentica, ha indubbiamente sempre a che fare con l'attività cerebrale e in particolare con quelle strutture incaricate all'elaborazione affettiva al sistema limbico. E questo è un dato scientifico incontrovertibile. Ma c'è anche nella creazione e anche nella creazione di fragranze un afflato spirituale, nel senso più ampio del termine, una dimensione sacra che Michelangelo ci trasmette bene e chiaramente con il suo dipinto. Ed è soprattutto per questa ragione, per un'intuizione sua antica e geniale, eppure sempre attuale, che ho voluto accennarvi alla creazione di Adamo di Michelangelo Buonarroti. Anche nel mondo dell'arte visiva le cose stanno cambiando a favore della multisensorialità. Ad esempio la mostra Van Gogh Alive, The Experience, messa a punto da una società australiana, utilizza 50 proiettori ad alta definizione, una grafica multicanale e un suono surround, che creano un ambiente avvolgente e coinvolgente.
certamente non è una fruizione tradizionale della pittura. Essi offrono la possibilità di avere un'esperienza immersiva che trasporta i visitatori in un altro tempo e in un altro spazio, con luci, suoni, colori, più di 3.000 immagini delle opere di Van Gogh proiettate in formato non reale ma immenso, su pareti, soffitti, persino pavimenti. E gli obiettivi sono differenti. Ad esempio, permettere una visione ultra precisa dei dettagli, con la possibilità di studiare colore e tecnica, avvicinare nuove fasce di visitatori e ancora prima di vivere, di fare un'esperienza di una mostra di pittura in un modo che trascende le mostre tradizionali, come quella di Van Gogh e della sua idea di colore e di arte. Neunen, ottobre 1885. Della natura conservo una certa sequenza, una certa esattezza per quanto concerne il posto dei colori e la studio per non commettere sciocchezze, per restare ragionevole. Ma che il mio colore sia la lettera esattamente fedele, questo conta meno per me, purché sulla mia tela appaia bello come nella vita. Supponiamo che io debba dipingere un paesaggio autunnale, degli alberi con foglie gialle. Bene, che differenza fa se lo concepisco come una sinfonia in giallo o che il mio giallo fondamentale sia o no il giallo delle foglie? Ciò, aggiunge o toglie, ben poco. Molto dipende, e direi anzi che tutto dipende, dal sentimento che provo dell'infinita varietà di toni di un'unica famiglia. E pittore deve avere immaginazione e sensibilità. Sempre Neunen. Aprile 1884, ad Anton van Rappard. In quanto a me, anche quando sarò più padrone del pennello di quanto lo sono attualmente, mi prefiggo di affermare sistematicamente che non so dipingere. Lei mi capisce bene, vero? Continuerò a dirlo anche quando avrò trovato un procedimento mio personale, più completo e più conciso di quello attuale. Il sentimento positivo che l'arte è una cosa più grandiosa e più sublime della nostra personale abilità, della nostra personale capacità e della nostra scienza personale. Il sentimento positivo che l'arte è una cosa che, pur essendo fatta da mani umane, non è un prodotto soltanto manuale, bensì sgorga da una fonte più profonda della nostra anima. C'è aria di cambiamento anche nell'arte. Ci vorrà tempo per capire quale sarà la direzione o le direzioni. L'arte non divenne nuova prima che siano passati 10 anni, perché solo allora appare nuova. Andy Warhol. Un punto di contatto essenziale fra le fragranze artistiche, l'arte e il branding più recente è la dimensione esperienziale e quindi ribadisco il concetto multisensoriale. Una vera esperienza è multisensoriale. Anche alla luce del fatto che l'evoluzione del branding non può essere completamente disgiunta dall'economia. E ora, dopo l'economia del capitale, della manodopera, del prodotto, siamo ormai entrati nell'economia della conoscenza. In effetti, la conoscenza può rappresentare quel plus valore per molti brand in diversi settori. La moda, il design, il beauty, ne vedremo degli esempi, e appunto le fragranze. La fragranza artistica si presta a questo approccio per sua propria natura, per vocazione. Perché all'interno di una fragranza artistica non ci sono solo materie prime preziose, un disegno, una costruzione olfattiva e raffinata. Quel liquido odoroso parla di pensiero, di cultura, di storia, di tradizione e di innovazione. Parla di emozioni. Voi, che create fragranze, non avete bisogno di elaborare strategie ipercomplesse di branding che alludano o aggancino elementi di richiamo culturale. Voi siete già lì. Ma c'è la necessità di definire la personalità del vostro brand e di comunicarla, di creare un contatto con i vostri clienti, fidelizzati e potenziali, che sono tanti, ma non conoscono spesso le vostre creazioni. A onor del vero va detto che nella mia attività ho ravvisato una sorta di autoreferenzialità, spesso,
È un esempio per tutti, è stata la responsabile della comunicazione di un brand di nicchia, che alla mia domanda su che tipo di branding stessero mettendo in atto rispose: noi amiamo farci desiderare dai nostri clienti. Ecco, diciamo che questa potrebbe essere nei prossimi anni una perfetta strategia votata all'insuccesso, che significa, tradotto in termini economici, un'azienda con un fatturato in perdita, posti di lavoro a rischio o capitali di famiglia, perché spesso quelli vengono utilizzati nelle aziende di nicchia. Questo è un vero peccato. Fare comunicazione non significa fare pubblicità. Fra l'altro, vi sono statistiche che indicano chiaramente l'uso della pubblicità tradizionale come unico strumento di contatto con il proprio mercato target non sia più sufficiente. Fare comunicazione è un campo d'azione più ampio, in cui un brand crea un ponte con i propri clienti. E il marketing non è il branding. Il brand definisce la personalità e l'identità di un'azienda, detta le linee guida della sua organizzazione, i suoi valori, i suoi scopi, riflette circa il particolare tipo di cliente che si riconoscerà. Gli strumenti di brand lavorano sulla percezione negli altri dell'azienda e dell'azienda in se stessa. Il branding, certamente, non prevede un ritorno immediato in termini di fatturato, ma è un punto essenziale, senza il quale il fatturato poi, nel tempo medio, ne risente. Il marketing è una disciplina che si basa sulla statistica, analizza i dati del mercato, dei clienti, dei concorrenti e quelli provenienti dalla produzione. Anche se attualmente il marketing non è stato sostituito, ma viene spesso avvicinato ad un altro concetto, che è il peopling, per sottolineare l'importanza da parte del marketing di conoscere in modo approfondito le persone, non solo i mercati. E la profilazione che i motori di ricerca fanno circa le nostre preferenze, il nostro stile di vita, i prodotti che cerchiamo in rete, non è detto che sia uno strumento raffinato ed è poco tutelante la privacy, ma questo è un altro discorso. Viviamo in una società che è tattile e multimediale, sempre alla ricerca di esperienze nuove per provare emozioni. E le emozioni sortiscono da un'esperienza di acquisto densa di pensiero, di informazione, di conoscenza, di capacità di accogliere le differenze del singolo. Vorrei sottolineare, e non è un'opinione personale, che in un contesto del genere non sono solo i clienti che provano emozioni quando acquistano, perché quando un brand ha personalità e un sistema valoriale condiviso al suo interno, anche chi entra in contatto con il cliente prova emozioni, buone emozioni. Le cose migliori della vita non sono cose. Lo ha scoperto anche l'economia. E un brand dovrebbe avere impliciti nel proprio DNA valori intangibili da custodire, da conservare, da comunicare, da condividere con i propri clienti, da lasciare in eredità alle generazioni successive affinché ripartano da lì. Gli aspetti intangibili non hanno un valore commerciale perché sono i più preziosi. Negli anni 80 e 90 il cliente veniva chiamato consumatore. Questo lo ricordo io e quasi la maggior parte, suppongo, delle persone presenti in sala. E spesso le agenzie guardavano lui come ad un convitato di pietra, perché le attenzioni erano riservate per lo più ai prodotti. Oggi i prodotti di buona qualità o eccellenti hanno come competitors prodotti altrettanto buoni o eccellenti, si equivalgono. Ma questo non vale per le fragranze, quelle artistiche in particolare, perché sono dei distillati unici, riconoscibili, distillati di emozioni. Essi rispondono a desideri e bisogni più sottili e complessi. Non è un caso che in tempi recenti ci sia stata l'acquisizione da parte di un'azienda colosso del beauty di un brand di fragranze considerato di nicchia.
E c'è ormai da qualche anno un'attenzione molto speciale che grandi aziende del settore riservano alle aziende più piccole di fragranze artistiche, alle vostre aziende. Ci sarà una ragione se colossi che abbracciano il settore beauty e non solo a 360 gradi, investono in ricerche di mercato, acquisiscono dati sullo stile di vita, i valori, i desiderata dei loro clienti e poi acquistano brand di nicchia. E infatti le ragioni ci sono, e come se ci sono. E non è neppure un caso che un brand di cosmetici non di altissima qualità abbia come fosse una sorta di compensazione un branding notevole, ammirevole, perfettamente in sintonia con il target a cui si rivolge. Anzi, direi in divenire, considerato che stanno cercando di coinvolgere un target di donne più adulte, e a questo proposito hanno inserito lo skincare. Ovviamente non cito i marchi, ma penso che ognuno di noi si possa fare un'idea. Ora vorrei accennare ad alcuni esempi di branding, invece noti, di marchi di moda, design, beauty, che recentemente hanno scelto l'arte come veicolo dei propri valori. Moncler. Per l'apertura a Londra di una nuova boutique, il CEO di Moncler, che ama l'arte contemporanea, ha chiamato un'iniziativa chiamata Freeze for Freeze, in cui è stato chiesto a 400 personalità del mondo dell'arte e della cultura di creare una loro opera in formato cartolina. Le opere sono autografate sul retro, sono state vendute a 60 sterline l'una e sono andate esaurite. Il ricavato è stato devoluto al Royal College of Art di Londra per sostenere in una laurea specialistica due studenti di particolare talento. Aurora. Aurora è un'azienda italiana che dal 1919 produce penne conosciute in tutto il mondo. Lo scorso ottobre Aurora ha aperto al pubblico l'Officina della Scrittura, che ha dedicato al genere umano. Essa si trova in una ex filanda di Torino, 2000, su 2.500 metri quadrati, su una superficie complessiva di 10.000, che ospitano la fabbrica, un museo, è un laboratorio. Il museo ospita mostre di arte contemporanea, il laboratorio organizza corsi di calligrafia. Cito il CEO di Aurora, che dice: per eleganza, una lettera scritta a mano è paragonabile ad un abito di alta sartoria. Un esempio in cui arte, cultura, tradizione si fondono in un percorso che è multisensoriale. Ganassini. Ganassini è un'altra azienda italiana che esiste dal 1935 ed è stata la prima a sintetizzare la vitamina P per proteggere la cute. Racchiude diversi brand al suo interno, fra cui ad esempio Rilastil e anche Corf. E il punto di partenza, il concept di Ganassini è stato che la cura della persona è importante, così come l'arte che si prende cura dell'anima della persona. È stato chiesto a 10 artiste di interpretare un prodotto del marchio e i suoi valori. Ne sono scaturite delle visioni oniriche, astratte e surreali. Ma una nota interessante è che a fine 2013 Ganassini ha deciso di ampliare il proprio portfolio acquistando Compagnie de Provence, un'azienda francese nata nel 1990, specializzata in prodotti per la detersione a base di sapone di Marsiglia. Cosa è risultato attraente per Ganassini? Ma sicuramente la diversità della linea cosmetica. Mentre Rilastil, che è il brand principale ed ha una vocazione per lo più farmaceutica, e da solo fa il 50% del fatturato, Compagnie de Provence offre un'immagine e dei prodotti che sono colorati, gioiosi, giocosi, profumati. Quindi è un mix molto diverso che andrà a targetizzare clienti diversi. Un branding che mixa sapientemente ricerca dermatologica, arte e piacevolezza estetica. Philippe Starck, noto architetto e designer francese, ha creato il progetto Starck Paris, la prima collezione di fragranze
che partono da riflessioni di Stark sulla pelle, come ponte tra l'interiorità e ciò che è esterno. L'obiettivo che si era posto, così ha dichiarato, era quello di cercare di dare una forma a ciò che è intangibile e ad esplorare l'inconscio. Thirdman è un brand di fragranze relativamente giovane, nato nel 2011. In realtà è un collettivo segreto di cui conosciamo perché vediamo Jean-Christophe Legrève, e intende le fragranze come esplorazioni creative e opere moderniste, tanto che per una loro linea o contemporain si sono ispirati ad un dipinto di Mondrian, un richiamo a ciò che è essenziale, puro e astratto. Per Halligans London ha creato una sorta di fiction olfattiva che racconta gli intrighi di una nobile famiglia inglese. A questo scopo sono state utilizzate delle incisioni vittoriane, abilmente mescolate a illustrazioni assolutamente recenti e colorate, nelle quali possiamo ravvisare elementi che ci possono portare a identificare i quattro personaggi di questa fiction olfattiva, quattro personaggi che danno il loro nome alle quattro fragranze di Penhaligons. Questi sono alcuni tra gli esempi più significativi di questi ultimi tempi di aziende, grandi aziende, che hanno scelto con modalità differenti di accompagnare i propri brand ad arte e cultura, ad esperienze multisensoriali. Si potrebbe obiettare che si tratta di grandi aziende, mentre di solito le aziende di nicchia sono realtà che per dimensioni, per fatturati, per possibilità di investire in attività altre di comunicazione, marketing, branding, completamente diverse. Ma in realtà iniziative culturali ed arte non richiedono sempre investimenti importanti. Lo posso assicurare. Ci vuole però un disegno, una progettualità che sia coerente, adeguata ed efficace. La parte più complessa e delicata è comprendere la vocazione del vostro brand, della vostra azienda. Scolpire l'identità di un brand significa in qualche modo lavorare su un sistema valoriale che devono essere condivisi all'interno dell'azienda e anche comunicati ai vostri clienti. Produrre fragranze meravigliose purtroppo non basta, non basta più. Ci vuole personalità. Un brand anche di fragranze artistiche, di nicchia, deve avere una personalità forte e riconoscibile. E per definizione una personalità interagisce, perché è nella sua natura farlo. Deve comunicare, far conoscere i propri valori, avere il piacere di condividerli. La tesi che io sostengo qui oggi con voi, il connubio fragranze artistiche, arte, cultura, non vuole essere un mero utilizzo dell'arte per vendere e fatturare, peraltro aspetti essenziali di un'azienda. Sto proponendo, e non sono l'unica a farlo, un branding che vada oltre se stesso, che sia onesto, etico, rispettoso del cliente, che è innanzitutto persona, rispettoso della cultura, che arriva da un passato più o meno lontano e speriamo possa andare altrettanto lontano, oltre noi. In fare marketing, rimanendo brave persone di Giuseppe Morici, proviamo. C'è chi cerca ogni giorno di fare il mestiere del marketing e della comunicazione con onestà, chi cerca sempre di partire dalla verità del suo prodotto e di raccontarla in modo serio ed emozionante alle persone interessate, in un modo che stimoli certo le persone a comprare il suo prodotto, ma prima ancora di aderire al suo mondo, al mondo e all'identità della sua marca. In questo senso il marketing si fa narrazione positiva e generatrice, che accompagna come un affidabile compagno di viaggio le persone lungo il loro cammino. E quanti aderiscono al mondo della marca e comprano i suoi prodotti, fanno propria quella marca, fanno proprio quel prodotto, arrivando così a socializzare un bene privato, rendendolo pubblico, comune, condiviso. Il marketing che ci piace certamente vende, ma non vende tutto, non a chiunque e certamente non a tutti i costi.
Il marketing che ci piace crea, ispira, ricorda, incanta, racconta, coinvolge, stimola, migliora. E soprattutto, nel più profondo rispetto del presente e del passato, si prende cura del futuro. Stiamo vivendo un momento particolare. Molto intorno a noi sta cambiando, e rapidamente. Gli economisti, i sociologi, noi psicologi, ci confrontiamo su questo. Chi l'avrebbe mai detto solo qualche anno fa che si sta mettendo in discussione, comunque, la globalizzazione nei fatti, ma anche concettualmente? Sarebbe stato impensabile. Nei prossimi anni assisteremo a cambiamenti profondi in molti settori. Ci sarà un recupero dell'artigianalità, intesa come mezzo per trasformare il pensiero creativo in cose, in oggetti, in beni che abbiano anche un valore intangibile, simbolico. E in questa dimensione voi, potenzialmente, ci siete già. L'artigianalità, intesa nel suo senso più alto, sarà un riferimento, un valore, che in qualche circostanza si sovrapporrà al concetto di lusso. Ora, capite perché le multinazionali si stanno interessando sempre di più alle vostre realtà? Si tratta di essere lungimiranti, di pensare e ripensare alla vostra azienda, alla vostra marca, ai vostri valori, ai vostri simboli. La mia, la nostra proposta di oggi di sposare arte e cultura nel comunicare tutto questo è una possibilità di essere pronti e sintonici con il mondo che verrà. Non c'è via più sicura per evadere dal mondo che l'arte, ma non c'è legame più sicuro con il mondo che l'arte. Johann Wolfgang Goethe. L'arte ci appartiene profondamente, poiché noi siamo naturalmente attratti da ciò che è bello, armonico. La mia tesi di oggi, il connubio brand in arte e cultura, è qualcosa che già viene messo in atto. Ma non pensiate che questo sia possibile solo per grandi aziende con grandi capitali da investire. Non è così. In realtà questo avviene e può avvenire anche per chi, ad esempio, ha una realtà differente, un punto vendita, un negozio, anche un'azienda di nicchia. Ma non ci sono delle linee guida per fare questo. Ci vuole pensiero e rispetto della vocazione di ciascuna realtà. È un lavoro artigianale. Sarebbe anche triste, svilente, vedere un mero utilizzo dell'arte in progetti fotocopia, di branding, quasi come fossero replicanti. L'arte è una forma sublime di comunicazione. L'umanità ha bisogno del sublime. Il sublime del sublime è l'arte. Il sublime dell'arte è l'avanguardia. Roland Topor. È giunto il momento di salutarci. Vorremmo ringraziare tutti voi presenti e per farlo abbiamo pensato di dedicarci un momento di poesia antica che parla anche di bellezza attraverso gli odorosi sensi. Un modo per rendere omaggio al tema di questa edizione, il giardino dell'Eden. Dal Cantico dei Cantici, l'invito alla sposa. Vieni dal Libano, o sposa, vieni dal Libano, vieni, scendi dalla vetta della Mana, dalla cima del Senir e dall'Ermon, dalle spelonche dei leoni, dai monti dei leopardi. Tu mi hai rapito il cuore, sorella mia, mia sposa, tu mi hai rapito il cuore con un solo sguardo. Con una perla sola della tua collana. Quanto è soave il tuo amore, sorella mia, mia sposa. Quanto più inebriante del vino è il tuo amore e il profumo dei tuoi unguenti, più di ogni balsamo. Le tue labbra stillano nettare, o sposa. C'è miele e latte sotto la tua lingua e il profumo delle tue vesti è come quello del Libano. Giardino chiuso tu sei, sorella mia, mia sposa, sorgente chiusa, fontana sigillata.
I tuoi germogli sono un paradiso di melagrane con i frutti più squisiti, alberi di cipro e nardo. Nardo e zafferano, cannella e cinnamono, con ogni specie di alberi d'incenso, mirra e aloe, con tutti gli aromi migliori. Tu sei fontana che irrora i giardini, pozzo d'acque vive che sgorgano dal Libano. Alzati, vento del settentrione, vieni, vieni vento del meridione, soffia nel mio giardino, si effondano i suoi aromi. Venga l'amato mio nel suo giardino e ne mangi i frutti squisiti. Se volete porre qualche domanda alla nostra Mariateresa, lei è disponibilissima. Funziona? Sì. Bene. Bene, direi che allora vi ringraziamo per l'attenzione e buon pomeriggio a tutti. Arrivederci.